Talbano, etica e tecnologia della prevenzione. La professione infermieristica è una professione di aiuto alla persona, quindi è chiaro che è obbligatorio proprio interrogarsi sui temi dell'etica. E per quanto riguarda la tecnologia, è come tutte le innovazioni, può avere dei risvolti molto positivi, ma anche degli aspetti negativi. Quindi l'infermiere deve porsi la domanda di una scelta e di una guida verso il cittadino, verso l'assistito, su quanto questi aspetti possano essere, diciamo, utili, necessari, utili, ma quanto anche possono diventare dannosi in alcuni contesti. Per quello che riguarda l'infermiere, i contesti che noi dobbiamo, secondo me, presidiare sono innanzitutto la qualità di vita, l'autonomia, la privacy, l'indipendenza, in modo che questi sistemi, queste tecnologie possano essere appunto utili a migliorare la qualità di vita, ma non diventino una gabbia, un isolamento, un'ulteriore esclusione. Quindi noi dobbiamo sviluppare delle competenze in questo senso, sia di utilizzo, sia di addestramento, di guida, di educazione alle persone e anche una guida un po' nelle scelte, perché, per evitare appunto che diventino piuttosto complicati e piuttosto negativi, invece di poter assorbire a quello che è la loro realtà e vantaggio oggi in termini soprattutto di autonomia, di sicurezza, di capacità di autocura.